La riduzione può essere disposta nel caso l'entità dei beni pignorati sia eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore, pertanto è espressione del diritto dei suoi beni siano vincolati in misura proporzionale, principio di equità. E ti voglio fare un regalo, caro avvocatuzzolo, caro consulente, caro commercialista. Questa volta ti dico anche l'articolo 496 CPC. E ti racconto la storia in modo che tu vai dal tuo avvocatuzzolo o vai dal tuo consulente o da chi vuoi tu e gli dici l'articolo di legge, così lui se la va a leggere, ma scusa avvocato, ma lei non lo sapeva che doveva fare sta roba qua? No. Allora, la storia è questa. Arriva un figlio dove hanno circa 3 milioni e mezzo di euro di beni, il papà è stato in difficoltà, l'azienda è stata in difficoltà e inizia l'iter. Chi vive questo dramma lo sa perfettamente. Dove inizia ad andare al tuo avvocato di fiducia, il tuo commercialista, e ti dicono una frase che è sempre comune: devi pagare. Che genio che sei, eh? Pensa che genio. Quando vai da un consulente, ma scusi, per risolvere, devi pagare. Beh, va bene, è giusto che devo pagare, ma se sono in difficoltà c'è una possibilità di salvarmi e questo è il caso specifico. Vengono da me dove ci sono già pignoramenti, decreti ingiuntivi, situazione disastrata. Sono un po' l'uomo del giorno dopo. Mi scuso per chi non riesce a trovarmi o chiama in ufficio o non rispondiamo a tutti perché abbiamo avuto più richieste e cerco di fare le cose più urgenti. Detto questo, leggo un po' i documenti, leggo gli atti, fatti un po' così, e niente, non c'è soluzione. Il debito vantato dalla banca è circa 650.000 euro. Su un controvalore di circa 3 milioni. Dice, ma com'è possibile questa storia? Ovviamente la banca parte e ti pignora tutto. Però in molti non sanno che c'è un principio di equità. Ok? Articolo 496 CPC, che non è il supermercato dove si fa la spesa. Ok, così glielo dici al tuo avvocatuzzolo e lui si va a informare, dice, ah sì, è vero, va bene. E così io ti dico queste cose qua perché tu così sei consapevole di quello che è il diritto e quando vai dal tuo consulente non ti dice, no, ma quello lì, o il web, ci sono un sacco di stupidaggine, perché tu cosa fai? Adesso vai nel web, il famoso web, e vai a vedere se quello che ti dico è vero e verifichi che è tutto vero. Detto questo, cosa facciamo? Ci opponiamo, chiediamo al giudice il principio di equità. Ascolta questa storia, perché la devi ascoltare, no? Chiediamo il principio di equità, quello che ti ho letto all'inizio, e il giudice accetta. Quindi cosa fa? Da 3 milioni passa a 1 milione, capito? Prima era 3 milioni, passa a 1 milione il pignoramento. Lui cosa fa? Vende un bene, perché rimanevano altri 2 milioni di euro di beni, vende un bene, paga la banca e gli rimane pure 1 milione. Cioè si è trasformata in una situazione drastica, ok, dove lui aveva speso tipo 60 o 70 mila euro di avvocati genialoidi, ok, e non aveva risolto niente. Ha visto un mio video qua, come stai facendo tu, ha detto, ma scusi, è possibile? Sì, la sua vita è cambiata, sta facendo l'imprenditore ancora, guadagna, ha dei dipendenti. Capisci quanto sono importanti queste informazioni? Lo capisci? Che sono non importanti più. Perché io lo faccio? Perché è giusto. Perché non tutti hanno la capacità di mettersi lì e studiare. Io il tempo che perdo, la maggior parte del mio tempo che perdo è studiare. Cercare di trovare delle soluzioni a roba impossibile. Io sono l'uomo del giorno dopo, quello che arriva dopo, dopo che tutti hanno fatto dei danni.
Detto questo, se arrivo a 100.000, ormai ci siamo, inizierò a fare le dirette, ma non so se le farò qui perché ci sono molti invidiosi che bloccano roba. E quindi iscriviti nel mio gruppo Telegram, Gaetano Villeneuve, siamo quasi 10.000 persone, e poi da lì inizieremo uno streaming. Le farò anche qui, ma più che altro lì. Ok, seguimi sulla mia pagina e condividi questa informazione, perché anche se tu non hai questo problema, capisci che questa informazione è importante. Ok? Perché così avvocatuzzoli, consulenti del martedì, commercialisti. Bene, ringrazio tantissimi avvocati bravi che mi hanno fatto i complimenti, mi hanno chiesto anche un aiuto per le loro cause. C'è un sacco di bravi professionisti in Italia. E quindi io chiamo gli avvocatuzzoli quella gente che non sa fare il proprio mestiere, perché l'avvocato, come il medico, come qualsiasi professione, deve avere delle specializzazioni. Quando tu vai da un professionista, devi andare da un professionista che deve essere capace di fare quella roba lì. E l'avvocato non necessariamente è quello lì. Io non sono avvocato, io sono un consulente in finanza, esperto in finanza, in matematica. Ma so leggere. Poi ho il mio staff di avvocati, non uno, 20. Ok? L'importante è che uno ti risolva il problema in situazioni drastiche. Ok? Articolo 696 CPC. Ok? Diffondi il verbo.